Anche oggi si festeggia la 15ª giornata folcloristica, che è appunto organizzata dal gruppo di casa, il gruppo Folk Sharad. È inutile anche perdere tantissime parole, in ogni caso qui abbiamo anche la nostra rappresentante, che è Emanuel. Come vedete, porta questa maglietta blu con scritto Ballus, anche perché molti gruppi partecipanti di quelli che vedrete oggi esibirsi in questo palco praticamente hanno terminato appena ieri un festival che si svolge qua vicino, appunto a Utah, un festival internazionale. E una piccola parte di questi gruppi li abbiamo portati anche qui dentro. Manuel è venuto a portarvi i saluti dalla sua città e per augurarvi buona serata, e do giusto due parole per incominciare subito lo spettacolo. Sì, buonasera a tutti. Appunto, come ha detto Marcello, vi abbiamo portato i gruppi da Utah, i gruppi internazionali, e siamo molto contenti che anche quest'anno abbiamo collaborato di nuovo col gruppo di San Rock e con Rocco. Niente, quindi vi auguriamo una buona serata e faccio continuare a Marcello. Benissimo, grazie Manuel, grazie per i saluti. Però prima di cominciare lo spettacolo, noi abbiamo pensato di farvi vedere effettivamente questo miscuglio di nazioni, di culture, di costumi, di usi, che praticamente sono venuti a trovarci qui, non solo dalla Sardegna, ma anche da fuori. Li chiamiamo copia per copia, almeno solamente la rappresentanza, affinché tutti quanti possano augurarvi una buona serata. Incominciamo col gruppo di San Rock. E per concludere l'Algeria. Sono veramente belli e questo applauso lo dedichiamo tutto quanti a loro. Però volevo dedicare anche un altro applauso. Pensate a questo personaggio che nasce a Milano, si sposta a Teulada, vive a Sydney e oggi è accompagnato praticamente il folklore del mondo. Le facciamo un applauso a Valerio Serra, perché se lo merita tutto quanto. Grazie Valerio. Adesso in ogni caso chiediamo ai nostri gentili ospiti di lasciarci attimino il palco libero, grazie, anche perché cominciamo con quello che è realmente lo spettacolo. Naturalmente non può che aprire il gruppo di casa, il gruppo appunto che è il gruppo folk Sharak, che appunto vuol dire grappolo d'uva, e il gruppo esiste da oltre 50 anni e dal 98 appunto Rocco Canepa è il loro presidente. Ci presentano in questo caso due balli. Il primo è su basso a tresi, che è un tipico ballo tradizionale con vari incroci appunto durante il ballo stesso, mentre il secondo è Sarrora. È un ballo che ripropone praticamente più volte il simbolo e il movimento della ruota del carro. Gli amici di San Rock sono pronti, li accompagna appunto all'organetto Valerio Serra. Signori e signori, gruppo Folk Sharak di San Rock. Thank you.
dal gruppo Fold Sharak. Ma sicuramente se ne vogliono andare, però io questo improvvisato non mi faccio andare via, vi lascio un attimino qua, anche perché ho da dire una cosa bellissima. Perché è bello questo silenzio. Vuol sono dire bravi! No, questo è niente. Voi praticamente, io vi ho visto anche l'anno scorso, e adesso sono rimasto lì zitto ad ascoltare la musica e a vedervi ballare. Perché effettivamente c'era la perfezione. Io personalmente sarei veramente orgoglioso del gruppo che nella mia città non solo riesce a portarmi praticamente la cultura e i costumi e gli usi del resto del mondo, ma soprattutto riesce a far dar vita ancora alle tradizioni popolari della nostra terra. E questo è importante, ma soprattutto perché l'anno scorso eravate bravi, quest'anno più bravi. Perciò vuol dire che il vino più invecchia e più diventa buono. Un grandissimo applauso facciamo ancora al gruppo Sharak. Grazie ancora ragazzi, grazie. Prego. Lasciamo la parola a Manuel perché abbiamo visto che anche Alessio Pini...